E torniamo in Italia. Traffico ancora sostenuto, ma senza code su strade e autostrade in questa vigilia di Ferragosto, caratterizzata dal maltempo al centro e al nord e da caldo intenso e incendi al sud. Marco Betz Malinovic. Un uomo non ancora identificato è stato trovato ucciso a coltellate nella cucina della sua abitazione nel quartiere Marconi a sud della capitale. A trovare il cadavere la polizia, avvertita da alcuni cittadini. Gli agenti avrebbero anche fermato in strada una persona con vestiti sporchi di sangue. E tiriamo il fiato con lo sport. Doppio trionfo italiano agli europei di nuoto. Un'entusiasmante Federica Pellegrini ha vinto i 200 stile libero, completando il tris di titolo continentale, mondiale e olimpico. Nei 50 rana, oro di scozzoli, male invece Tania Cagnotto nel trampolino. Da Budapest, Enrico Cattaneo. Dall'acqua delle piscine a quella di un lago, invadenti, grandi e voraci sono i gamberi della Louisiana arrivati chissà come nel lago di Varese. Unico dato positivo, sono molto saporiti e vanno a ruba nei ristoranti della zona. Sentiamo Roberto Troian. La proprietà del David di Michelangelo, contesa fra la città di Firenze e lo Stato italiano. I dettagli nel servizio di Antonella Morelli. E questa era la nostra ultima notizia, vi lasciamo a TG2 Dossier che stasera parlerà del curioso fenomeno del flash mob, a seguire le altre rubriche di approfondimento. Prossimo TG2 domattina alle 8, arrivederci e buonanotte.